La passione per l'allevamento dei gatti è arrivata qualche anno fa, ma l'amore per gli animali Giulia Dalle Frate ce l'ha sempre avuta fin da piccola. Socia della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, in questi ultimi mesi lei e il suo mammo Poldo si sono fatti conoscere. In che modo? Partecipando a tante rassegne, ma soprattutto conquistando tanti titoli e altrettante vittorie. Giulia Dalle Frate è qui con me, noi siamo proprio qui a casa, dove ci sono i suoi mammi, possiamo dire. Ecco Giulia, facci capire da quando è nata questa tua grande passione per i felini e soprattutto per i norvegesi delle foreste. Allora, la passione, vabbè, da sempre amante degli animali e... Più o meno poco più di 20 anni fa ho avuto il mio primo gatto, era un gatto meticcio. Dopodiché mi sono un po' addentrata un po' più nel mondo felino e ho avuto il piacere di conoscere la razza norvegese. E ovviamente prima di scegliere di prendere un norvegese ho voluto informarmi su qual era il carattere, le caratteristiche, perché diciamo ogni animale poi ha le sue peculiarità e quindi capire se poteva fare al caso nostro della mia famiglia. E circa 10 anni fa ci siamo appunto avvicinati ai norvegesi e è arrivato Willy, il nostro primo norvegese, e quando lui è arrivato a casa è stata la Pasqua più bella di sempre, perché è arrivata la vigilia di Pasqua e abbiamo iniziato ad informarci ulteriormente sul discorso allevatoriale, perché comunque non si diventa allevatori dalla mattina alla sera, è necessario fare dei corsi di formazione. E bisogna alle volte avere anche un po' il sangue freddo nel dover prendere alle volte delle decisioni e da lì ci siamo, con mio marito, ci siamo appunto addentrati in questo percorso formativo inizialmente e abbiamo scelto di partire con questo nostro progetto Forest Dreams, che è il nome del nostro allevamento. Nel 2017. Ecco, allora, hai parlato di allevamento, qui in casa abbiamo diversi gatti che girano, ma cosa hanno di particolare questi gatti? Perché proprio i norvegesi delle foreste? Allora, il norvegese, vabbè, è un gatto grande e con il pelo semilungo, diciamo è molto affascinante da vedere perché comunque ha un po' quell'aspetto selvatico, però allo stesso tempo è un gatto con un carattere mite, socievole, tranquillo. È un gatto amante allo stesso tempo del gioco e della compagnia, si affeziona molto alla famiglia e molto spesso viene chiamato il gatto cane anche proprio per un discorso del suo comportamento con le persone all'interno dell'ambiente familiare. Ecco, allora, gatto cane è proprio quello che volevo un attimino anche sapere da te. Ma la convivenza con questi gatti all'interno delle mura domestiche, cioè non ce n'è uno, non ce ne sono due, ce ne sono diversi. Esatto. Quindi credo che sia anche un bel impegno. Assolutamente, dopodiché ovviamente il gatto fa il gatto a casa mia, quindi non ha limitazioni. Ovviamente cerchiamo di dargli ambienti in sicurezza, quindi diciamo poche cose dove possa rischiare di farsi male. E vivono esclusivamente in casa, qui in casa in questo momento ne abbiamo 6 e ognuno ha i suoi spazi, hanno delle palestre come questa qui dietro dove poter arrampicare, ne hanno più sparse diciamo all'interno della casa e usufruiscono del divano, usufruiscono del letto, di tutte le superfici morbide o meno e diciamo vivono una vita comunque felice. Beh. Questo lo stiamo vedendo perché girano, sono qui tranquilli e sereni ed è veramente un bel vedere. Andiamo un attimino a conoscere anche l'aspetto non dell'allevamento ma anche quello della partecipazione ai vari campionati, ai vari rassegni. Quando è iniziato questo vostro esperimento e soprattutto quando è stato deciso di partecipare non solo ai campionati nazionali ma anche quelli internazionali? Allora, tutto è partito da Willy, principalmente il nostro primo gatto, e all'età di
9 mesi abbiamo deciso di portarlo in un'esposizione, era vicino a casa a Bassano, quindi non ci siamo addentrati, non siamo andati molto lontani, diciamo, la prima volta. E abbiamo partecipato con lui all'esposizione, era un'esposizione organizzata da ANFI e da lì, diciamo, è partita un po' questa voler ulteriormente entrare nel mondo, perché comunque le esposizioni, soprattutto poi allevando, sono molto importanti. E vabbè, sono parte, diciamo, anche di socializzazione fra gli individui, però allo stesso tempo i giudici hanno l'obiettivo di andare a valutare ogni singolo gatto che viene presentato e quindi cercare di mantenere la razza con il proprio standard. Da lì abbiamo iniziato a intraprendere il circuito WCF della World Cat Federation. Nel frattempo appunto abbiamo avviato l'allevamento e noi siamo parte di AFEF, le associazioni feline federate qui in Italia. E 7 anni fa appunto abbiamo iniziato il circuito WCF e da lì abbiamo iniziato un po' a girare un po' di più, soprattutto negli ultimi 2-3 anni dove siamo andati parecchio all'estero. Sì, lo abbiamo anche potuto notare in questi ultimi mesi, diciamo, in quanto c'è stato anche Poldo, che è qui che gira, però adesso non lo stiamo vedendo, è in giro, e che ha portato a casa diversi successi. Ecco, da Willy è stato quello che ha rotto il ghiaccio fino a Poldo. Facciamo un rapido conto, quanti premi avete vinto? Hai vinto, scusa. Hanno vinto. Vi chiedo scusa. Hanno vinto. Tanti, diciamo che alcuni li portiamo nel cuore più di altri perché erano meno aspettati o magari presi veramente nel giro di pochissimo tempo. Diciamo che solamente lo scorso anno abbiamo avuto 3 gatti, abbiamo avuto Willy, Poldo e Colin Matisse. Colin Matisse è un cucciolo della nostra prima cucciolata, fra l'altro, che sono diventati tutti e 3 campioni mondiali nel giro di 6 mesi. E quest'anno contiamo di riuscire a far diventare campioni mondiali altri 2 gatti. Diciamo è tutto in progress, diciamo questa è un po' la speranza. No, difatti mi hai un attimino anticipato perché era proprio qua l'ultima domanda che volevo fare, visto che stiamo chiudendo questo nostro percorso di conoscenza di Giulia Dalle Frate, socia della Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Per il futuro mi sembra di aver sentito che a breve ci sarà un impegno molto importante, esatto, dove ancora una volta ci sarà Poldo, che ripeto non lo vediamo girare, si è nascosto. Sta mangiando, quindi si sta preparando a cosa? Allora, a luglio, esattamente l'8 e il 9 luglio, parteciperemo all'Olympia Cat Show, diciamo un po' paragonabile un po' all'Olimpiade dei felini, dove appunto Poldo insieme a Willy, Safira e Diana verranno con noi a Varsavia. E sarà un viaggio lungo e speriamo porti buoni frutti e che ci riempiano ancora una volta di orgoglio. Ecco, ed è questo l'augurio che noi facciamo a te e anche a tutti i gatti, e soprattutto aspettiamo a luglio da Varsavia delle belle notizie che gratifichino quello che è il tuo impegno e soprattutto anche la tua grande passione. Giulia Dalle Frate, appassionata di gatti, amante dei felini, Poldo, scusate, l'hai definito anche il tuo amante segreto. Sì. L'hai definito come amante segreto, quindi a te un grande in bocca al lupo e forza Poldo, aspettiamo belle notizie in arrivo a luglio da Varsavia.